Signore e signori, buonasera. Sono Pier Manuelli. Ho qui vicino una brava e bellissima Leo, Chiara Stella. È una Leo del Lions Club Genova Sant'Agata. Buonasera a tutti. Signore e signori, amiche e amici Lions e Leo soprattutto, buonasera. Sempre io, Pier Manuelli, 16 edizione. Guardate, signori, che il 16, ho visto la Cabala, porta fortuna qualcuno. Mi sembra che a Napoli dicano o culo, scusate la parola, non le ho date, quindi va bene, il 16 va bene. Ho guardato anche che cosa significa, se io scompongo il 16, 1 più 6 fa il 7. Il 7 è il numero che mi porta fortuna. Mi ha sempre portato fortuna nella vita, l'ho sempre avuto. E porta anche rinnovamento. E questo rinnovamento credo avverrà anche nelle prossime edizioni dei nostri concerti e dei nostri valori, perché bisogna adeguarsi a quelli che sono i desideri anche dei giovani, e credo che un rinnovamento anche di questo spettacolo sia utile per tutti. Grazie mille. Io, signori, vorrei ringraziare tutti voi, particolarmente le persone che sono qui, perché sono sicuro che le 320 persone che io ho contato e che sono venute qui sono venute perché ci vogliono bene, e questo è importante. Quindi è il primo ringraziamento che voglio fare, oltre a tutti gli altri che io farò, è quello delle persone che sono qua, perché lunedì sera, per uno spettacolo che comunque è di lirica, e quindi ci vogliono persone che apprezzino, anche se abbiamo l'operetta, è fatto questo sacrificio da persone che ci vogliono bene. Quindi grazie a tutti voi. Vorrei venire giù in sala, ce la farei questa volta, perché sono il marito di Dottor Chini, a stringere la mano a ciascuno. Vi ho contattato telefonicamente, vi ho scritto, vi ho trascinato, quindi vuol dire che c'è qualcuno che ci vuole ancora bene. Grazie, grazie, grazie. Un saluto alle nostre autorità leonistiche, che spero non sia arrivato tutte, che non abbiano avuto degli impedimenti, al nostro governatore PAM per Angelo Moretto, al primo vice governatore che è Nino Rinaldi, un ottimo ortopedico e penso che sia anche un ottimo governatore, e a Daniela Finollo, l'Infia, che è qui vicino. Non vi vedo, però sento il vostro affetto. Benissimo. Questo saluto affettuoso è per tutti voi, e quindi noi quest'anno abbiamo voluto dividere un po' lo spettacolo in due parti, una parte di lirica e l'altra parte dell'operetta, dove cerchiamo di rendere più allegra, diciamo, l'atmosfera e più vicina ai giovani. Quindi io la finalità la conoscete, sono per opere primarie per gli alluvionati del centro Genova, però abbiamo voluto stasera anche portare questa bravissima, è simpatica, è bella, insomma tutti gli aggettivi li trovate voi, io l'ho già trovati tra o quattro, che è Chiara Stella, che vi parlerà di un service tutto Leo, e quindi ascoltatela, perché tra la prima e seconda parte nel foyer cercheranno di darvi, e non è una cosa sgradita, tante belle tavolette di cioccolata che mi sembra che sia dolce amaro. Adesso i ringraziamenti ufficiali a quelli che sono i nostri sponsor. Io ho il piacere e l'onore di avere in sala con noi il direttore generale della banca Passatore, una banca a cui affidiamo i nostri piccoli risparmi, che voglio ringraziare perché è uno sponsor da quando noi siamo nati nel 1993, 16 edizioni. E questo è il dottor Fantino, a cui pregherei tutti di fare un applauso, perché è lui che ci sostiene. Grazie. Io ho finito, perché devo essere breve, perché alle 11:30 abbiamo giurato, a costo di picconare il sipario e farlo scendere giù, di andare a casa, per evitare, diciamo, quello che è successo qualche altra volta, che siamo andati a dormire a luna di notte. Quindi la parola la do a Chiara Stella, il quale vi parlerà di questo loro progetto, tre progetti sempre per la Giovinati di Genova, e vi prego, per addolcire le nostre bocche da tutte queste malinconie che abbiamo, queste depressioni sociali complete e assolute, comprate queste benedette tavolette di cioccolata, che sicuramente vi tireranno su non solo il morale, ma anche il morale delle persone che queste ragazze vi vogliono aiutare. La parola, e poi me ne vado, ci vediamo al finale per un gran brindisi tutti insieme. Questa volta vero, non con l'acqua, ma veramente con lo champenois italiano. La parola a Maria, a Chiara Stella. Ecco qua. Grazie e buonasera a tutti.
partecipato. Noi Leo ci aggiungiamo all'impegno Lions per la raccolta fondi per gli alluvionati. E quindi vi aspettiamo tra la prima e la seconda parte dello spettacolo nel foyer, dove venderemo le barrette di cioccolato Dolce Nera, marca Bodrato. E lo scopo è quello, con il ricavato, di mettere in atto la ricostruzione e la riparazione dei danni di molti edifici che sono stati danneggiati durante le recenti alluvioni in Liguria e in Piemonte. E quindi nell'area genovese, prima di tutto, avremo la ricostruzione e la riparazione del patronato di Sant'Anna, che è a Genova San Pier d'Arena. Mentre nell'area novese avremo la ricostruzione, sempre riparazione dei danni, dell'oratorio dei Bianchi di Gavi. E invece nell'area di Chiavari ci sarà la ricostruzione e riparazione e rimessa in atto del centro diurno per malati di Alzheimer. E quindi noi vi aspettiamo e contiamo sulla vostra presenza. Le barrette, le tavolette sono davvero buone, e le abbiamo assaggiate noi Leo, e quindi adesso tocca a voi. Vi aspettiamo nel foyer tra la prima e la seconda parte dello spettacolo. Non mancate. Grazie. Arrivederci al finale, adesso la parola all'arte, ai cantanti, all'amico Benelli, che dovrebbe venire qua per presentarvi la prima parte, che è dedicata alla lirica, e la seconda ci divertiremo un po' anche con l'operetta. Cercheremo anche di ballare. Arrivederci, a presto. Signore e signori, buonasera. 10 gala al Porto Felice. Dal 93 al 2000, con ospiti come Coretti, Taddei, eccetera, eccetera, 5 gala qui e uno al Teatro Politeama Genovese. Cominciamo chiamando il coro Quadrivium in scena. Prego. E adesso vi leggo del loro maestro del coro, prima di chiamarlo. Si è diplomato in pianoforte e canto presso il Conservatorio Paganini e in musica corale e direzione di coro presso il Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Ha studiato inoltre composizione e direzione d'orchestra. Ha collaborato col Teatro Comunale d'Alessandria, partecipando a 9 edizioni del Laboratorio Lirico. Per mia esperienza, da quelle 9 edizioni del Laboratorio Lirico sono usciti dei grandissimi cantanti. Peccato che poi tutte le cose belle che hanno a che fare con la cultura finiscano. Nel 1991 debutta come direttore d'orchestra con Le Nozze di Figaro. Dal 95 al 98 collabora con il Teatro Carlo Felice come direttore di coro. Ha diretto la prima mondiale dell'opera in Ormanni a Salerno di Temistocle Marzano al Teatro Verdi di Salerno. Ha collaborato con tanti artisti di fama internazionale e dal 1998 è docente presso il Conservatorio Verdi di Como. Signore e signori, il maestro Giovanni Battista Bergamo. Intanto cominciamo e vi prego, se potete, di alzarvi, perché noi siamo a vecchia maniera. Cominciamo con l'inno d'Italia, Fratelli d'Italia. Prego, maestro. Thank you.
adesso cominciamo. Solo il genio di Puccini poteva scrivere un coro a bocca chiusa. Dalla Butterfly, il coro a bocca chiusa. Grande piacere che vi presento il soprano Irene Cerboncini, laureata in lettere e filosofia, ha appena terminato con enorme successo le recite di Fedora al Carlo Felice, opera che aveva interpretato anni prima anche alla Scala. Nel suo vastissimo repertorio, eseguito nei più importanti teatri del mondo, figura Turandot alla Scala, a Genova, al Regio di Torino e al Regio di Parma, la Fanciulla dell'Ouest, ancora alla Scala, al Covent Garden e al Carlo Felice, e la regia era di Montaldo, genovese anche lui. Aida a Strasburgo, Bordeaux, Seul e al Bellini di Catania. Salomè in francese, che fu un autentico trionfo all'opera di Nizza. Adriana Lecouvreur, sempre alla Scala, e Otello nel ruolo di Desdemona a Tokyo. E Chénier come Maddalena a Toulouse e Marsiglia. Ci sarebbe da fare un elenco interminabile. L'anno scorso si è pure elevata a Napoli, dicono, l'ospizio di debuttare in Traviata. Irene Cerboncini è una delle glorie più fulgide della nostra Genova. Irene Cerboncini.
canterà tutti i colpini dalla base. Trovatore, il coro dei Gitani, coro Quadrivium, dirige il maestro Giovanni Battista Bergamo e al pianoforte Francesco Barba Gelata, che ringraziamo caldamente per la sua partecipazione. Grazie Francesco.
brano Anna Kurovchenko vi canterà Stride la Vampa. Alla è nata a Kiev, si è diplomata presso l'Accademia della città, inizia la carriera come solista presso la Cappella Nazionale Dunka, partecipando a svariate tournée in Europa. Nel 2000 si trasferisce in Italia, dove vince il secondo premio al concorso internazionale Franca Matteucci, raccomandata un po' anche da Tenore Benelli. Ha cantato Maddalena nel Rigoletto, Amneri Sinaida, Santuzza in Cavaliere Spicana, Carmen come protagonista, Isabella degli Italiani in Algeri, Charlotte in Vertere e Olga in Eugenio Nigin. È invitata regolarmente al Concertgebouw di Amsterdam. Con una tournée in Germania, Danimarca e Olanda ha eseguito di Mahler Das Lied von dem Herde e la messa da Requiem di Verdi. Al Festival dell'Opera di Portimão, Portogallo, ha cantato Dalila in Sansone e Dalila. Anna Kurovchenko. Gianni Bongiardino, che voleva studiare da me quando era ragazzo, per fortuna che non è venuto, io ero molto occupato allora, ma è stata una fortuna perché ha salvato così la voce. Vi canterà dal Trovatore a Sì ben mio e di quella pira. Tenore Gianni Bongiardino. Un altro genovese che si è fatto onore, si è perfezionato con Carlo Bergonzi, ha vinto diversi concorsi tra i quali il prestigioso Enrico Caruso. Ha un repertorio vastissimo che va da Falstaff, debuttato al Carlo Felice, a Rigoletto, eseguito al Teatro Verdi di Busseto e all'Arena di Verona.
organizzazione con la quale ha fatto diversi concerti in giro per il mondo. All'Opera House di Budapest ha cantato I Puritani e la Messa da Requiem di Verdi. Tosca al Teatro del Giglio di Lucca e al Teatro della Guardia di Livorno. All'Opera House di Ipsia, La Traviata, e al Festival Puccini di Torre del Lago, Butterfly, La Fanciulla dell'Ouest e Turandot. Signore e signori, il tenore Gianni Mongiardino, prego. Il coro Polivio, è fatto bene a me studiare anche lui. Barba gelata al pianoforte e questo meraviglioso coro, prego. Word.
adesso due sbirri e una carrozza, Tedeum, baritono Sergio Bologna. Irene Cerboncini mi ha mandato un'email quando ho informato Irene che il baritono che doveva venire indisposto per malattia veniva sostituito da Sergio Bologna. Ha detto testualmente: è andato molto bene il cambiamento. Sergio Bologna è un grande, con voce nobile da baritono vecchia scuola. Baritono dal repertorio vastissimo, che spazia da Elisir d'Amore, Barbieri di Siviglia, Don Pasquale, sino ai ruoli del Trovatore, Rigoletto, Traviata, Otello, Nabucco, Chenier, Simon Boccanegra, Carmen, Un ballo in maschera. Proprio in quest'opera è stato a Monastro nella rappresentazione che si è tenuta allo stadio di San Siro a Milano a fianco del soprano Teodossio. Ha cantato in tutti i principali teatri come l'Opera di Roma, il Comunale di Bologna, il Regio di Torino, il Bellini di Catania e al Festival di Torre del Lago, come in molti teatri all'estero, tra i quali il Soca Performing Center di Los Angeles, e nel nostro Carlo Felice ha cantato Rigoletto, Cavalleria Messicana, Otello, Butterfly. Gli ultimi impegni sono stati al Verdi di Trieste con Nabucco e a Genova l'ultima recita ieri sera, che è cominciata alle ore 15 e è finita verso le 20. Caro Sergio, ti ringrazio di essere qui fra noi. Sergio Bologna.
studiato con la Cannarile, con la quale ho cantato Addio Giovinezza in televisione, e mi ricordo un Falstaff a Macerata, che ha insegnato bene la mia collega. Adesso il coro Quadrivio, Nella forza del destino, La Vergine degli Angeli, soprano Irene Cerboncini, maestro del coro, maestro Giovanni Battista Bergamo, alla London Symphony, Francesco Barbagelata. Poi ti abbiamo dato un gran coda stasera, eh? Irene Cerboncini! Adesso dalla Carmen, il mezzo soprano Alla Gorbchenko vi canta La Habanera. Ringrazio il coro Quadrivio che per ragioni organizzative sta qui in piedi più di mezz'ora e capisco che è una bella fatica che sopportate. Vi ringrazio anche di questo. Barbagelata al pianoforte, Alberto Bergamo dirige Alla Gorbchenko.
tenore Gianni Mongiardino, dall'Andrea Scevieri canta Un dì all'azzurro spazio.
Gianni Mongiardino, la tipica voce del tenore all'italiana proprio. Adesso ascolterete da Sergio Bologna Cortigiani di La razza dannata. Vi assicuro che poche volte sentirete cantare quest'aria come la canta Sergio. Sergio Bologna, Cortigiani di La razza dannata. Il prezzo vendesse il mio mare.
Bravissimo Sergio. Dal Nabucco va pensiero, coro quadrivium, diretto dal maestro Giovanni Battista Bergamo, al pianoforte Francesco Barbagelata, col pianoforte a coda lunga,
coro può uscire, può accomodarsi. In questo momento adesso tutti gli anni abbiamo presentato a Carlo Felice delle voci nuove. Due volte abbiamo avuto molta fortuna, perché una voce è stata quella di Francesco Melli, che sta facendo una carriera internazionale, e l'altra quella di Daniela Barcellona, che credo che sia cantante al Metropolitan adesso, La Donna del Lago. Qui con noi abbiamo Franco Fregara, tenore. Prego, Franco. Ha bisogno di incoraggiamento, perché sapete, dopo tutti questi professionisti non è facile cominciare a cantare. Al pianoforte c'è Elisa Aleo, che qua l'ha provato diverse volte, e vi canterà dalla Tosca e Lucia Mestini. Mi raccomando, vado tranquilli, un pubblico amico che vuole solo ascoltare la tua bella voce. È la figura, è la voce, studieremo ancora un po' e poi siamo pronti per la carriera. Poi un po' più avanti, eccoli. Prego. Musica operistica, mi ricordo, Giunto sul passo estremo, la cantava sempre il tenore Malipiero. Ricordo un piccolo aneddoto, tanto ti faccio riposare, vedi che segreti. Un mio amico Enrico Campi era stato invitato a un matrimonio e aveva detto al suo amico che l'aveva invitato: mi raccomando, non mi far cantare, io vengo volentieri, ti faccio un bel regalo, però non mi far cantare. Tutto andò bene in chiesa, nessuno pregò Enrico Campi di cantare, poi ci fu il ricevimento di nozze e tutto era cominciato bene quando la sposa disse: Enrico, ma perché non ci canti qualche cosa? E lui gli rispose: ma vuoi proprio che ti canti? Egli già mai mamò? E poi dice:
se non la smetti continuo con suore che riposate, la mamma morta, l'altra notte in fondo al mare, insomma, tutta una serie di sciagure. Adesso ti ho fatto riposare, hai visto che dritto? Vai, da Mefistofele, giunto sul basso estremo. Tornate tutti ai vostri posti, perché così vogliamo cercare di terminare il tutto per le 11:30. Vi ringrazio di cuore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in questo viaggio nel regno dell'operetta. Ma chi è mai l'operetta? L'operetta è una vecchia signora in paillette, lustrini, spumeggiante di champagne che ha fatto il giro del mondo, in Francia, in Spagna, in Inghilterra, naturalmente Vienna, ma anche l'Italia vuole dire la sua, e quando si parla di operetta italiana non si può non nominare Carlo Lombardo. Faceva da editore, librettista, produttore, chi più ne ha più ne metta. I suoi successi più duraturi sono Il paese dei campanelli, Cincillà e La duchessa del Baltabarèn. Dalla duchessa del Baltabarèn noi inizieremo questo nostro viaggio. Ci troviamo a Parigi, dove Fru Fru, una ballerina cantante, sta intrattenendo il suo pubblico con un valzer. Fra nuvoli di seta e pizzi di Bruxelles, ascoltiamo dal soprano Maria Giovanna Michelini, accompagnata al pianoforte da Elisa Aleo, il valzer di Fru Fru.
in Italia con il paese dei campanelli, questo immaginario paese dell'Olanda, dove sulle case ci sono tanti piccoli campanelli a guardia della virtù delle mogli del paese. Se i campanelli suonano, significa che le mogli hanno tradito. Cosa volete, siamo in operetta, tutto è permesso, ma non accade mai nulla finché un bel giorno arriva nel piccolo porto una nave da guerra, dalla quale scendono dei baldanzosi cadetti, alla testa dei quali un cadetto rubacuori. Ascoltiamo l'entrata del capitano Hans dal tenore Giampaolo Guazzotti. Della Giuditta di Lear è uno spartito affascinante e chiude degnamente la carriera di questo musicista che ha saputo dare all'operetta una vitalità prorompente. Ascoltiamo la famosissima aria di Giuditta nella lingua originale. Grazie. Maria Giovanna Michelini. Thank you.
28 dicembre 1905. Va in scena al Teatro An der Wien di Vienna La Vedova Allegra e la fama di Lehár è assicurata. Questa vedovella, tutta profumo e belle époque, ha fatto il giro del mondo. Tutte le cantanti di ieri e di oggi hanno voluto almeno una volta sulla scena interpretare la parte di Anna Glavary. Ci troviamo in un piccolo immaginario paese del Pontevedro, un paese che sta andando in bancarotta e quindi i soldi della bella vedova farebbero comodo. Però dovrebbe sposare un pontevedrino, uno ci sarebbe, il conte Danilo. Sì, ma figuriamoci, al conte piace divertirsi, fidanzarsi, sposarsi, mai. Lui preferisce trascorrere le sue serate da chez Maxime, fra le belle grisette. Oh, ma eccolo che arriva. Ascoltiamo da Maxime, dal tenore Silvano Sant'Agata. Un'altra la diplomazia, già un'ora dopo mezzodì, al mio scrittoio sono lì, però nessun può stare davvero, allo scrittoio un giorno intero. Se poi il rapporto devo far, obbligo tutti a lavorar, di conferenze non può saper, diplomazia è sol tacer. Per far di parte economia, salute agli atti presso me, e spesso asciutta la mia penna, come le mie s'accoccia in me. Ma dopo aver sobbato il dì, giusto la sera riposar, l'igiene stesso vuol così, e io l'igiene osservar. Vada Maxim allor, assiduo avventor, scopo le donne là, in grande intimità. L'ottavo giù, clo-clo, margo, fru-fru, la cara patria mia, dimenticarmi par. Si scola lo champagne, si balla un po' can-can, e poi cadenze vagi e quel che può seguir. L'ottavo giù, clo-clo, margo, fru-fru, la cara patria mia, dimenticarmi par. Intanto la bella vedova dà una festa nella sua villa e intrattiene i suoi ospiti cantando la canzone di Vivia. Maria Giovanna Michelini. Un Dio
l'operetta italiana con Pasquale Mario Costa e la sua scugnizza. Ci troviamo a Napoli, dove la protagonista, Salomè, una scugnizza, è innamorata di Totò, uno scugnizzo. Però arriva a Napoli un americano, si invadisce di Salomè e vorrebbe portarla in America. Totò è disperato e intona per Salomè questa bellissima mandolinata. Ascoltiamola da Giampaolo Guazzotti e Maria Giovanna Michelin. Va in scena al teatro Johann Strauss l'operetta Paganini. Paganini è un'operetta per cui Lehár si rimise a suonare il violino, ha dedicato molto a questa operetta. Adesso ascolteremo una romanza dove il protagonista Paganini vuole insegnare al ciambellano di corte come si conquistano le donne. Se le donne vo baciar, non chiedo mai se è lecito tentar. Ascoltiamola dalla voce del tenore Silvano Sant'Agata.
Da Vienna, ascoltò la vedova Allegra e decise su due piedi di dedicarsi a questo genere musicale. Da Allegra, la principessa della Csárdás, dove nella musica l'elemento magiaro e le Csárdás sono sempre presenti. Ci troviamo all'Orfeum di Budapest, dove la protagonista, Silva Varescu, prima di partire per una tournée in America, dà al suo pubblico una bellissima canzone, Higher. Thank you.
Vienna nel XIX secolo è Gaia, evade nei suoi balli mascheranti, luccicanti, equivoci, inneggia al benessere e danza, e su quel peccaminoso 1-2-3 fondò il suo valzer, anzi, quel valzer. Anna. Cari signori, sapete cosa vi dico? Che in operetta le protagoniste sono le donne. Ma aveva ragione Lehar, è impossibile capirle e studiarle. Scusate, ho sbagliato. Volevo arrivare già alla fine. No, c'è ancora una bellissima romanza, ma proprio bella, perché Paganini, cioè perché Lehar, non visse di rendita solo con la vedova Allegra, scrisse Eva, Paganini, Fraschita e Il paese del sorriso. Il paese del sorriso è una di quelle operette che non termina, ha un brutto finale, diciamo, termina con l'addio dei protagonisti. E ascoltiamo ora una romanza che sgorga fra i fiori di ciliegio del Sol Levante. La conoscete tutti. Tu che mi hai preso il cuore. Scusate. Dimenticata.
tante cose, se il vento lieve carezza, un profumar di giovinezza mi fa morir. La notte sogno prelando di te, quale incantesimo il mio cor sul tuo cor. Mentre si chiudono le pupille tue donare dello sbaglio, vi voglio dire alcune frasi che sono tratte da una commedia di Edoardo De Filippo, Le voci di dentro, e dice: io non mi sogno mai niente, la sera mi corico stanco, che Dio lo sa, una volta mi facevo dei sogni, ma belli, certi sogni che mi facevano svegliare così contento. Parevano spettacoli d'operette di teatro, e quando mi svegliavo facevo il possibile per riaddormentarmi un'altra volta per vedere di sognarmi il seguito. E quindi anche voi continuate a sognare con l'operetta. Grazie. E adesso sì che siamo al finale. Esca pronto le donne studiare. Yeah.
Parlando di Cabala, che c'era un'altra cosa, oltre al 7, 16, che 16 si aggiungesse in uno 0, fa 160, che sono 80 e 80. Viva Dio, vivo il Signore che ci dà la forza di essere qui ancora per gli altri. E adesso dobbiamo brindare veramente. Momento di stasi in modo che tutti abbiano il bicchiere perché dobbiamo andare insieme, porta fortuna, d'accordo? D'accordo, via. Ancora bicchieri, via via via, veloce 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 veloce, e aprite le bottiglie se partite. E per stasera niente acqua, solo champenois, non diciamo champagne perché siamo in Italia, champenois. Arriva.
Dai, io sono sommelier. Lei. Posso? Via. Dai, sta. È già pronto. Vieni. Una serata indimenticabile per l'affetto. Abbiamo un'ultima incombenza molto grata, è quella di dare la solita targa ricordo a tutti i cantanti. Per il coro la daremo al maestro e penso che la potrà duplicare assolutamente, ma no? La copia fisce. Quindi chiamo quelle magnifiche ragazze che sono lì, che sono in Leo, di portare le targhe e una volta abbiamo il bicchiere ma non abbiamo lo champagne. Di portare le targhe che consegneremo praticamente ai posti. Io volevo chiamare qui però una signora, una ballerina, che si chiama Livia Paglia, è un... non la vedo, forza alla mano qui per cortesia? Non c'è? Dov'è? Ecco, allora per cortesia, signorina venga qua, visto che lei è una ballerina, perché deve dirci qualcosa e vogliamo finire insieme per darle una targa ricordo anche a lei. Vuol venire? Non si faccia pregare per quel genere. Oh, finalmente! Prego! Si accomodi, signorina. Questa è una Laio Doc, Livia Paglia, collaudata in quel di Tanzania, a ferro a fuoco, siamo stati insieme e abbiamo un bellissimo ricordo.
voleva dire qualcosa, vuoi ringraziare qualcosa, vuoi portare il nostro, allora di due parole. Va bene, ti ringrazio, veramente è stata una serata eccezionale. Va bene. Sono rimasta un po' scioccata perché in effetti non mi aspettavo questa cosa. Ci stiamo impegnando molto col discorso della ricerca d'acqua e quindi con Acqua per la Vita stiamo portando avanti questa volontà di contribuire ad aumentare le possibilità idriche nei paesi del terzo mondo. Dopodomani a Tortona faremo un convegno su questo tema e con tutta la documentazione e il supporto che ha dato Piero. Quindi niente, vi invito magari a mettervi in contatto per dare un aiuto anche voi a questa iniziativa. Ti ringrazio, puoi stare qui ancora, vogliamo dare queste targhe. Allora cominciamo a consegnarle a tutti i cantanti, una per una, veramente voi dovete dare ai maschietti o d'altro. Prego, a tutti, fatelo voi, sono le nostre ragazze, le nostre nipoti, i nostri figli. Così vi ricordate della 16ª edizione che ha visto tante persone, veramente. Quello che è commovente, signori, è la dimostrazione della solidarietà. Vedete, a volte noi pensiamo di avere il cuore grande, però quando guardiamo questi artisti, come quando guardiamo questi missionari e queste persone, ci sentiamo veramente piccoli. Quindi invito tutti, come hanno fatto tutti questi artisti, voi vedete, contateli un po'. Sono venuti tutti e da anni, dal primo, gratuitamente. Questa è dimostrazione di solidarietà, ma ancora meglio di condivisione dei nostri ideali. È così che dobbiamo. L'abbiamo consegnata a tutti, comunque poi, se mi mancasse qualcuna, giuro che gliela porterò personalmente. Con il bacio a fondo. Grazie ancora, la serata penso che sia finita in gloria, soprattutto perché ci avete dato un compleanno veramente eccezionale a due persone che non potevano festeggiare meglio da soli, perché la felicità, amici miei, deve essere condivisa come il successo. E il successo di questa sera è di aver avuto tante persone qui che sono venute e hanno alzato il calice in nostro non onore, perché non meritiamo niente, ma per la nostra fortuna, e il buon Dio sicuramente facendo del bene ci aiuterà a venire ancora tante volte per dare agli altri. Grazie ancora, ho finito, auguri. Vi lascio, sono le 11:18, ho promesso di finire prima e stasera l'ho mantenuto. Grazie. Chi ha il pullman? Grazie infinito. Grazie di essere venuti.